Molto brutta, molto drammatica, perché è l'espressione di una decadenza morale, soprattutto dai giovani, devastante. Del resto non è notizia che scopro io di qualche giorno fa l'aumento della spirale di violenza nella città di Bari, soprattutto da parte di baby gang, minori che aggrediscono altri minori. Ma quella è un'aggressione fisica. Noi con questo protocollo ci siamo occupati delle aggressioni non fisiche, quelle, come dire, attraverso i social, attraverso il cellulare, mediante la diffusione non solo di giure e di espressioni denigratorie e diffamatorie, ma soprattutto, ahimè, di materiale pedopornografico per i minori, ossia foto di bambini nudi o in atteggiamento sessuale, al 70-75%. La restante parte, purtroppo, queste foto girano anche tra i maggiorenni, cioè i maggiorenni che postano le proprie foto nude, o meglio, non postano, bisogna essere più precisi, cioè vengono postate a loro insaputa foto che hanno fatto con i rispettivi compagni, nell'ambito ovviamente di un regolare, ci mancherebbe, rapporto di coppia in piena libertà sessuale, come giusto che sia. Soltanto, ecco, non capisco a volte che non è tanto un problema di libertà o meno. Io eviterei anche col mio uomo, con la mia donna, di fare quel tipo di foto e video, perché succede che purtroppo non tutti siamo persone per bene, diciamoci la verità. Quindi litighiamo e io per vendetta che faccio? Faccio girare il tuo video. E questo voglio sottolinearlo anche per i ragazzi. Non è più cancellabile. È vero che la polizia postale ogni anno cancella tonnellate di video, foto, ma c'è un problema di fondo, che io me la posso essere salvata su chiavetta. E quando vedo che non c'è più la rimetto. Quindi una certezza assoluta di cancellazione non c'è. E questo è il grosso lavoro che cerchiamo di sforzarci di fare tutti i giorni da 19 anni, andando tutti i giorni, e dico tutti i giorni, nelle scuole, con l'associazione, non io, diciamo, a qualche volta anche io quando posso, ma anche i miei soci, a dire questo: ragazzi, non si cancella nulla. Ma voi pensate che mettendo il calcio sul cellulare si cancella? Ma in maniera più assoluta. Quindi, ecco, fare molta attenzione a questo tipo di situazioni.